Nessun problema ragazzi, qua tutto sotto controllo. Oggi siamo tornati in un nuovo video. Abbiamo parlato già la settimana scorsa della Spezia, la prima squadra delle tre che sono salite in Serie A. Oggi parliamo invece del Crotone, è arrivata seconda in classifica dietro soltanto al Benevento di Pippo Inzaghi, che andremo ad analizzare in un prossimo video. E oggi appunto parleremo dei calabresi che tornano in Serie A dopo due stagioni in B. Come nel video... Allora, come fatto nel video con la Spezia, vi andrò a dire quattro giocatori che per me sono da tenere d'occhio in Serie A per il Crotone, però qui in realtà ce ne sono già di diversi. Ne ho trovati all'incirca 6 o 7 di giocatori interessanti, ma ho preferito farne 4 per rimanere comunque coerente al video della Spezia. Quindi io direi di partire subito senza indurci in altre chiacchiere. Il primo giocatore che vi consiglio è Vladimir Golemic, o Golemic, non so come si pronunci. È un difensore centrale, non so quanti di voi lo conoscano perché sinceramente neanche io lo conoscevo, ma in statistiche ha saputo il fatto suo. Infatti lo scorso anno in ben 36 partite ha segnato la bellezza di 4 gol, uno in Coppa Italia e 3 in campionato, che per un difensore sono niente male. È un giocatore che comunque ha sempre saputo segnare, perché ho visto le statistiche delle scorse stagioni fatte anche lontano da Crotone, quindi quando giocava sia in Svizzera che nel campionato serbo, e diciamo che bene o male qualche golletto l'ha sempre saputo fare. Tenetelo d'occhio, non sarà chissà che difensore, ma comunque come giocatore titolare fisso di una squadretta di bassa classifica ci può stare. Il secondo giocatore è un giocatore che già conosciamo in Serie A come i prossimi due, ovvero Giovanni Crociata, ex Milan, ex Primavera del Milan. È arrivato al Crotone quando il Crotone era in Serie A, non ha giocato tantissimo. In B poi è andato anche in prestito alla Salernitana, no, al Carpi per metà stagione 2 anni fa. La scorsa stagione è tornato al Crotone e magicamente è diventato un fenomeno. Perché infatti parliamo di un giocatore che ha giocato ben 30 partite tutte di campionato, quindi è stato anche quasi titolare fisso. Ha segnato la bellezza di 5 gol e ha messo a segno ben 3 assist. Niente male, non sono tantissimi ovviamente, però è un giocatore che si può tenere d'occhio perché magari qualche gollettino qua e là lo potrebbe fare anche in Serie A. Il terzo giocatore è un'altra vecchia conoscenza della Serie A, stavolta molto conosciuto, ovvero Hamad Ben Ali. Ha giocato in Serie A col Pescara, dove segnò ben 6 gol quell'anno col Pescara. In A è tornato in A 3 anni fa, 2 anni, cioè l'ultima stagione del Crotone in Serie A, e ha fatto un gol, ma poi si è infortunato. Quel gol lo fece contro di me, trovate anche il video nel canale di anni e anni fa. Vabbè. Quest'anno ritorna appunto in Serie A col Crotone dopo aver fatto la scorsa stagione la bellezza di 7 gol, tutti in campionato, in 30 partite. Sì, sto leggendo, c'ho i dati qua, cioè in verità non c'ho i dati, c'ho proprio il mio articolo che trovate in descrizione sul sito. E ha giocato la bellezza di 30 partite, 2 di coppa e 28 di campionato, e ha segnato 7 gol tutti in campionato e anche 2 assist, uno per competizione. L'ultimo giocatore che andiamo a vedere anzi che vi consiglio assolutamente, è Simi. Simi lo ricordate tutti, il gol in rovesciata alla Juventus, che mi pare che ho fatto anche di questo gol il video sul canale anni fa. E ragazzi, Simi la scorsa stagione si è dato veramente da fare, ben 20 gol in campionato e uno in coppa in 38 partite, 37 di campionato e una partita di coppa dove appunto ha anche segnato. Simi anche l'ultimo anno in Serie A fece diversi gol, 7 o 8. Quest'anno magari, chi lo sa, arriverà in doppia cifra. Non si sa, comunque se fa 10 gol sarà un ottimo attaccante, perché non sarà un attaccante che pagherete tantissimo, perché comunque resta un giocatore del Crotone e si sa che le squadrette piccole comunque non è che hanno sempre i bomber da 20 gol. E niente ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto. Cosa ne pensate di questi quattro giocatori? Io voglio puntare tutto su, non lo dico, e niente, io vi saluto. Ciao a tutti ragazzi.